Quando ero un bambino piccolo, ero terrorizzato dal buio. Lo sono ancora. Ma quando avevo 6 anni, non potevo passare una notte senza che piangessi perché uno dei miei genitori si mettesse a controllare sotto il mio letto o nell'armadio i probabili mostri che a mio parere aspettavano di mangiarmi. Anche con la lucina per la notte continuavo a vedere forme scure muoversi agli angoli della stanza o facce strane guardarmi dalla finestra della mia camera da letto. I miei genitori facevano del loro meglio per consolarmi, dicendomi che era solo un brutto sogno o uno scherzo della luce, ma nella mia giovane mente ero convinto che non appena mi fosse addormentato, quelle cose brutte mi avrebbero preso. Il più delle volte volevo solo nascondermi sotto le coperte fino a quando non diventavo così stanco da smettere di preoccuparmi. Ma delle volte il panico mi assaliva così forte che mi mettevo a correre urlando verso la camera dei miei genitori, svegliando anche mio fratello o mia sorella. Dopo un calvario del genere, nessuno poteva più passare una notte di riposo completo. Alla fine, dopo una notte particolarmente traumatizzante, i miei genitori ne ebbero abbastanza. Purtroppo per loro, avevano capito l'inutilità di discutere con un bambino di 6 anni e sapevano che non sarebbero stati in grado di convincermi e di liberarmi dalle paure infantili attraverso la ragione e la logica. Dovevano essere più astuti. Fu un'idea di mia madre cucire il mio piccolo amico dei sogni. Raccolse un vasto assortimento di pezzi casuali di tessuto e con la sua macchina da cucire creò il signor Iqbar Biggerstein, o amichevolmente Ick. Ick era un mostro peluche, come mia madre lo aveva chiamato. Fu fatto per tenermi al sicuro mentre dormivo di notte dagli attacchi di tutti gli altri mostri. Era dannatamente inquietante, lo dovevo ammettere. Onestamente, guardandomi indietro negli anni, ora sono ancora impressionato dal fatto che mia madre avesse potuto ideare qualcosa di così strano e dall'aspetto inquietante. Iqbar sembrava una specie di gremlin Frankenstein, con dei grandi bottoni ai posti degli occhi. Le orecchie erano da gatto ed erano cadenti. Le sue piccole braccia e le gambe erano state fatte da un paio di calze bianche e nere a righe di mia sorella. La testa poteva essere descritta come a forma di palla e per la sua bocca, mamma aveva attaccato un pezzo di tessuto bianco cucito a zigzag per formare un largo sorriso di denti appuntiti. Lo amai da subito. Da allora Ick non ha mai lasciato il mio fianco. Finché era dopo il crepuscolo, naturalmente. A Ick non piaceva il sole e si arrabbiava se cercavo di portarlo a scuola con me. Ma a me andava bene. Avevo bisogno di lui soltanto di notte per tenere lontani i mostri. E lui a fare quello era molto bravo. Così, ogni sera, prima di coricarmi, Ick mi diceva dove si nascondevano i mostri e lo mettevo in prossimità della sezione della mia camera più vicina alla minaccia. Se c'era qualcosa nell'armadio, Ick bloccava la porta. Se c'era una creatura oscura che grattava la mia finestra, Ick premeva contro il vetro. Se c'era una grande bestia pelosa sotto il mio letto, sotto il letto Ick andava. A volte i mostri non erano nemmeno nella mia stanza, a volte si nascondevano nei miei sogni e Iqbar doveva venire con me nei miei incubi. Era divertente portare Ick nel mio mondo dei sogni, dove lui passava ore a combattere demoni e mostri. La parte migliore era che nei miei sogni Ick poteva parlare con me per davvero. «Quanto mi ami?» mi chiedeva. «Più di ogni altra cosa», gli rispondevo sempre. Una notte, in un sogno, dopo che avevo perso il mio primo dente, Ick mi aveva chiesto: «Posso avere il tuo dente?» Gli chiesi il perché. «Per aiutarmi a uccidere le cose cattive», rispose. La mattina dopo, a colazione, la mamma mi chiese dove fosse finito il mio dente. Da quello che mi disse, la fattina dei denti non lo aveva trovato sotto il cuscino. Quando le risposi che l'avevo dato a Iqbar, fece semplicemente spallucce. Da allora in poi, ogni volta che perdevo un dente lo davo a Ick. Lui mi ringraziava sempre e diceva che mi voleva bene.
Alla fine però finii i denti da latte e stavo incominciando a diventare un po' troppo vecchio per stare ancora a giocare con i peluche. Così Ick rimaneva lì sul mio scaffale a prendere polvere, lentamente scomparendo dalla mia attenzione. Nel corso del tempo però gli incubi divennero peggiori che mai, così orribili che avevano persino cominciato a seguirmi quando ero sveglio, terrorizzandomi ad ogni angolo buio o con anche solo un fruscio fra i cespugli. Una notte particolarmente brutta, dopo essere stato da un amico, sono tornato a casa per trovare qualcosa di strano in attesa per me nella mia stanza. Lì, sul mio letto, in piedi in posizione eretta nel morbido bagliore della luce della luna della mia finestra, c'era Ikbar. In un primo momento pensai che i miei occhi mi stessero giocando brutti scherzi di nuovo, così ho provato ad accendere le luci. Un altro colpo di interruttore della luce, poi un altro e un altro, ma con nessun cambiamento al buio. È stato allora che ho cominciato ad innervosirmi. Mi avvicinai lentamente verso la porta dietro di me, i miei occhi sempre puntati su Ick. La mia mano si tese goffamente indietro per raggiungere la maniglia della porta. Stavo per uscire, quando sentii la porta sbattere e chiudersi. Mi bloccai nell'oscurità. Non c'era altro che ombre e silenzio. Mi ghiacciai sul posto, neppure respiravo. Per quanto tempo rimasi così, non lo posso dire, ma dopo quella che sembrò una vita di paura e di freddo, ho sentito una voce acuta e familiare. «Hai smesso di darmi da mangiare, mi hai dimenticato». Quindi perché dovrei continuare a proteggerti? Proteggermi da cosa? Lascia che ti mostri. Battei le palpebre una volta e tutto cambiò. Non ero nella mia camera da letto, non più. Ero da qualche altra parte. Non era l'inferno, ma in confronto non era lontano. Era una specie di foresta, un luogo da incubo orribile dove la terra pullulava di insetti carnivori e una fitta nebbia si diffondeva attraverso l'aria e con essa la puzza di carne marcia. In lontananza potevo sentire le urla strazianti di qualcosa non del tutto umano. La testa pulsava come se fosse sul punto di esplodere, il dolore mi costringeva in un fiume di lacrime. Nella mia mente sentii di nuovo la sua voce. Questo è ciò che la tua realtà sarebbe diventata senza di me. Sentii la terra tremare, dei passi che si avvicinavano rapidamente. Io sono l'unico che può fermarlo. Era dietro di me, enorme ed arrabbiato, il suo respiro caldo sulla mia schiena. Dammi quello che mi serve e lo farò. Ma mi svegliai prima che potessi girarmi. Il giorno seguente feci irruzione nell'armadio dei miei genitori e presi i denti da bambino di mio fratello, dandoli tutti a Ikbar. Quasi subito i terrori notturni cessarono e fui più o meno in grado di andare avanti con la mia vita normale. Di tanto in tanto dovevo intrufolarmi nella stanza di mia sorella e rubare ciò che aveva intenzione di nascondere per la fatina dei denti o strangolare uno dei gatti del quartiere e prendergli i suoi taglienti incisivi. Tutto ciò per scongiurare le visioni. Tutto. Dai denti di squalo alle bicuspidi cave che galleggiavano in mare. Cominciai inoltre a notare che Ick si muoveva per la mia stanza quando lo lasciavo solo per un certo periodo di tempo. Riordinava la mia roba e appendeva le tende. Cominciò anche a sembrare più reale in qualche modo. Alla giusta luce i suoi denti brillavano ed era diventato caldo al tatto. Per quanto mi desse i brividi, non riuscivo a trovare il coraggio di distruggerlo, sapendo perfettamente in che situazione mi avrebbe lasciato. Così continuai a racimolare denti per Ick per tutto il periodo delle superiori e l'università. Più vecchio diventavo, più i mostri diventavano pericolosi e più Ick aveva bisogno di denti per tenermi al sicuro. Ho 22 anni oramai, un lavoro decente, un mio appartamento e varie dentiere. È passato quasi un mese dall'ultimo passo di Ick e gli orrori stanno iniziando ad affollarsi intorno a me per l'ennesima volta. Ho preso
una deviazione attraverso il parcheggio dopo il lavoro stasera, ho trovato un uomo che armeggiava con le chiavi della macchina. I suoi denti erano macchiati di giallo da una vita di sigarette e caffè, ma comunque ho dovuto usare un martello per prendermi i suoi molari. Quando alla fine sono tornato a casa mia, ad aspettarmi sul letto, in un angolo, stava Hick, due occhi bianchi e una bocca tagliente. «Quanto mi ami?» mi ha chiesto. «Più di ogni altra cosa», ho risposto togliendomi il cappotto. «Più di ogni altra cosa al mondo».